L'Ariosto è uno dei grandi padri della modernità, si potrebbe dire, perché il suo capolavoro, l'Orlando Furioso, è stato paragonato da Italo Calvino a una sorta di campo di forze in cui i protagonisti sono mossi continuamente da un incessante dinamismo, inseguono i loro desideri incessantemente senza mai raggiungerli. Grande macchina, diciamo, delle illusioni, è una grande opera aperta che in un qualche modo trova anche una mise en abîme all'interno del poema nel Castello di Atlante. Il Castello di Atlante è appunto un luogo in cui tutti inseguono vanamente i propri desideri in maniera quasi circolare. Ecco, l'Ariosto ha questo sguardo sull'uomo, uno sguardo che diciamo vede i limiti e i difetti dell'uomo senza condannarli né da un punto di vista morale né da un punto di vista religioso. In effetti l'Orlando Furioso si presenta davvero come il rovescio della Divina Commedia e metterà in scena un viaggio nell'aldilà ben diverso da quello dantesco, il viaggio di Astolfo all'inferno e poi sulla luna a cercare il senno di Orlando. Questo viaggio evidenzia sostanzialmente il relativismo dell'autore, un sistema di valori che, diciamo così, non ha più nulla del mondo, appunto, che era il mondo, ad esempio, di un Dante, in cui, grazie proprio all'umanesimo, la visione dell'autore è una visione laica, una visione, diciamo così, che vede anche con benevolenza i difetti dell'uomo. Lo stesso tema della follia è un tema che l'autore non esita a rivolgere anche su se stesso. Dopo aver raccontato la follia di Orlando, descrive la propria follia amorosa per la sua donna, Alessandra Benucci. In questi canti la poesia stessa viene presentata come non una qualcosa di eterno, di assolutamente intangibile rispetto a quelli che sono i limiti umani, ma dice appunto niente meno che Giovanni, autore dell'Apocalisse, i grandi potenti si servono dei poeti per far sì che la loro vicenda terrena sia ben più e la loro vita, insomma, le loro opere siano ben più illustri e ben più nobili di quanto in realtà non siano stati. In questo modo l'Ariosto mette, come dire, in crisi la stessa funzione della poesia, ma non perché voglia negare un valore alla poesia, ma perché anche persino la poesia e persino i poeti sono uomini come gli altri e quindi cadono sotto lo stesso tipo di debolezze. In questo modo davvero l'Ariosto conferma di essere un autore vicino a noi e a tutti gli effetti moderno. Thank you.